di voi ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Siamo qui nella serie principale del canale di Minecraft, quindi Minecraft Ida, e come dire l'ultimo episodio, ovvero è passato parecchio tempo da dove avevamo fatto questo pazzo di neve e sistemato un po' il pavimento, diciamo che sono cambiate un po' di cose, quindi possiamo dire che se ho fatto un bel po' di upgrade. Allora, almeno per quanto riguarda la costruzione generale, quindi sicuramente tornerò a utilizzare il legno, anche perché, e mi porterò giù il letto, perché quest'oggi andremo a lavorare di sotto, perché come diciamo per il momento abbiamo leggermente sistemato sopra, e quindi perché non sistemare pure di qua? Allora, innanzitutto, sicuramente una cosa che servirà e parecchio è quella di sistemare il pavimento qui dentro. Direi di cominciare subito con piazzare il blocco qui e scavando a go-go. Perché? Questo perché? Per il semplice motivo che per variare un po' i vari blocchi che andremo a inserire all'interno delle varie costruzioni. Allora. Sicuramente questo, per quanto riguarda questa zona qui, è diciamo, per così dire, non è tanto difficile come lavoro, più quanto noioso più che altro, perché si tratta semplicemente al momento di togliere e piazzare blocchi. Allora, 1, 2 e 3 sicuramente non serviranno più, neanche tu. Allora, per il momento questi li lascio così perché non so se continuare a fare il tunnel oppure no. Però una cosa che è sicura è quella di cominciare a piazzare le scale. Perché piano piano toccherà scendere. Ok, diciamo che per quanto riguarda qui, diciamo non è tanto faticoso per così dire il lavoro. Ho tolto un pezzo di terra di troppo, come qui e qui il resto. Devo trovare il modo di efficiency for, meno male che non ha efficiency 3. Ah, un altro blocco. Ok, allora 3 e 4 per il momento, quindi la scala è fatta, quindi si può dire tranquillamente di passare lungo per di qua. E anche per quanto riguarda questo di lato, ok, mi ricordavo ok, quindi in questo modo, finendo questa zona qui, si può dire che ho fatto una sorta di passerella per quanto riguarda i vari passaggi, no? Perché ho detto forse una mezza fesseria, perché tanto abbasso un po' il volume che se no bolli. Ah, dicevo,
posso tranquillamente proseguire in questa direzione. Lo so, molto probabilmente comunque utilizzerò prossimamente molto molto legno nel fare costruzioni e roba varia. Ok, per quanto riguarda questa zona è fatta. Poi qui farò un, diciamo, tutte le varie costruzioni del caso o altro. Ok, ho fatto del cercolo, e quindi non sei qui anche tu. Ok, mi sarei domandato tranquillamente perché sto usando, cioè sto prendendo questi brick, ma la risposta l'avrete praticamente quasi subito, per il semplice motivo che non li piazzerò qui, per il semplice motivo che invece di piazzare qui li devo piazzare in questa zona qui, per almeno fare una sorta di passaggio più carino per quanto riguarda questa zona. Per quanto riguarda le scale, sostanzialmente. Ok. Terra ce l'ho qui. No, basta un blocco solo. Ok. E il primo stacca è andato via. Stessa cosa per quanto riguarda questa zona qui. Ah, ok, di qua invece sono solo tre blocchi. Anzi, qui quattro. E direi di piazzare il letto per metterci a dormire. Ok. Sì, direi che qui tranquillamente possiamo piazzare il nostro amato letto, che direi di andare a togliere subito da qui, perché poi è impossibile andare e dormire di qua. Era un calcolo che non avevo fatto. E quindi per quanto riguarda le pareti sono finite. Direi di utilizzare lo stesso blocco, però per fare il tetto, però di un blocco più in alto. Ecco. E quindi per quanto riguarda il tetto, sì, è vero, dal punto di vista estetico può sembrare un po' monotono, però diciamo che alla fine il risultato finale si può dire che è molto molto carino. No, non devo piazzare. Ok, mentre per quanto riguarda questo ultimo blocco rimarrà così per il momento, finché non riesco a inventarmi qualcosa di un po' più carino. Non ho una O con me e quindi non posso sistemare come l'avevo fatta l'uscita. Non l'avevo fatta.
e quindi direi di semplicemente di aprire e richiudere finché non faccio uscire vera e propria. Quindi 1, 2 e 3 vi poso. Ok, quindi un po' di cose sistemate le abbiamo fatte. Qui un shulker box, ok. Con tre cose dovrei portare sopra e posare. Già per il momento sto raccogliendo le uova perché ci ho trovato un sistema per far fuori polli molto, cioè diciamo abbastanza rapido, che sostanzialmente implica che quando ho abbastanza uova messe da parte faccio fuori tutti e quindi me li prendo e poi vado a rifar schiudere le uova per poi ripiazzare, cioè nel senso per farli ricrescere. Ok, qui c'è un tunnel che stavo facendo. Per il momento direi che va bene così. Allora, qui dovrò togliere tutta la, ok, tutta la cobblestone e sostituirla con la terra, però la farò io off camera in un secondo momento per non annoiarvi più di troppo. Allora, io ora, come ora, mi metto qui un po' off camera in vicino al mob spawner. Ricordo mai sì, ok, un po' di roba ci sta che è caduta qui. Ok, ci sono solo le armature 1 2 3 e quindi adesso lo posso piazzare da quest'altra parte. Instant Health. Direi tranquillamente salire sopra. Allora, ragazzoni belli, direi che per questo video è tutto. Quindi io non devo salire qui, ma posso semplicemente rimango qui. Direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.